Domenica 29 maggio, solennità dell'ascensione di Gesù al cielo, offriamo un piccolo contributo, un piccolo commento alla parola di Dio di oggi in cui si celebra anche la giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Solennità dell'ascensione di Gesù al cielo. In questa ricchissima parola di Dio che ci è offerta oggi, sia la prima lettura tratta dal libro degli Atti degli Apostoli, del primo capitolo, che il Vangelo tratto da Luca, capitolo 24, ci raccontano la stessa scena. Gesù che sale al cielo di fronte ai suoi discepoli e si congeda da loro. Per cercare di interpretare in chiave biblica questo episodio, possiamo farci aiutare dalla parte eucologica, cioè dalla parte della preghiera, e in particolare dalla preghiera colletta che viene recitata dal sacerdote prima, subito prima della liturgia della parola. Essa recita così per l'anno C. Dio Onnipotente, concedi che i nostri cuori dimorino nei cieli dove noi crediamo che oggi è sceso il tuo unigenito, nostro Redentore. Ecco, in qualche modo questa preghiera che interpreta e introduce le letture ci indica che il nostro cuore deve risiedere nei cieli, è chiamato a vivere nei cieli, cioè è chiamato a vivere in comunione, in unità con il Signore Gesù che è sceso ai cieli e che sparendo dalla vista non sparisce però dalla realtà concreta. Ma il fatto che il cuore sia lassù nei cieli e sia custodito, come direbbe Paolo, con Cristo in Dio, non significa che l'uomo non debba vivere con i piedi ben piantati per terra. Infatti, le letture ci dicono esattamente questo. Nella prima lettura, appunto tratta dagli Atti degli Apostoli, Gesù a tavola, seduto a tavola con loro, quindi in un atto molto, molto, molto bello, molto umano, molto quotidiano, invita loro di attendere che il Paraclito scenda su di loro. Anticipa evidentemente la Pentecoste che arriverà di lì a poco e che noi festeggeremo liturgicamente domenica prossima, 5 giugno, e in questa attesa già riceviamo un primo segno. Vivere con Cristo in Dio significa attendere i suoi segni, non avere fretta di agire, attendere che sia Dio che indichi la strada agli uomini. E questo vale anche per ciascuno di noi. E allo stesso tempo, andando avanti nella lettura di questo primo, di questa prima lettura tratta dagli Atti degli Apostoli, ecco, gli Apostoli chiedono: ma qual è il tempo in cui tu ricostituirai Israele, la vera Israele, il regno di Dio? E Gesù dice: non è dato a voi saperlo quando questo succederà, ma riceverete forza dallo Spirito Santo. Ecco, lo Spirito Santo è questo dono dall'alto che riceveranno i discepoli in un'attesa paziente che permetterà loro di interpretare i fatti della vita e di vivere al modo divino con i piedi ben piantati per terra. E questo loro lo faranno, ecco, in tutta la narrazione degli Atti che abbiamo sentito lungo questo tempo pasquale, dalla Pasqua fino praticamente ad oggi, ecco come i discepoli, i primi discepoli, predicano il Vangelo e ricevono tantissimi segni, sia direttamente che indirettamente, attraverso le tantissime conversioni. E questo, ecco, è il grande segno, il grande manifesto, se vogliamo, che riceviamo in questa giornata in cui celebriamo l'ascensione. Gesù sparisce dalla vista dei suoi discepoli, quindi anche noi, che siamo i successori dei discepoli, non lo vediamo, non lo tocchiamo, ma ci è mediato attraverso l'azione e l'opera dello Spirito Santo. Ecco, questo è un esercizio che ognuno di noi è chiamato a fare di discernimento nella preghiera degli eventi che caratterizzano la nostra vita e che in qualche modo ci indicano la sua presenza. L'ascensione ci dice che Dio non è più visibile con gli occhi, ma è visibile con il cuore, proprio perché il nostro cuore è unito con Lui nei cieli. Una vita di preghiera, una vita di conversione, una vita di comunione, una vita di carità con gli altri, alimenta la speranza, ecco, che noi sentiamo viva nel nostro cuore. Buona domenica a tutti.